bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors, forever free. Questo ufficiale primo video dell'anno, praticamente l'altro non lo contiamo. Auguri! Noi siamo in giro da questa mattina, abbiamo fatto le commissioni dolenti, niente poco di meno che le più importanti, quindi prima dal medico vado a fare gli ultimi esami e insomma i controlli non sono mai troppi. Poi, seconda cosa, adesso andiamo a fare la commissione, quella più bella. La mongolfiera, andiamo a fare il giro sulla mongolfiera, dai, andiamo. 300 euro più o meno. Ma no, ma sì, quello costa, eh. Ma che cosa dici? Eh già, siamo seri? Sì. E ciao, sono Milena, la ragazza di prima che siamo venute per il divano. Brava, sì, allora ascolta, ciao. Sì, va bene, grazie, ciao. Ciao, sono Milena, ciao Silvia. Ascolta, allora lo prendiamo. Domani, sì, l'ho convinto. Infatti, mi ha convinto, ragazzi, adesso vi dai, spiego. Dai, noi scorpioni siamo duri. No, noi scorpioni non molliamo. Sì, appunto, no, lo so. Ok, allora ci vediamo domani dopo le 3. Va bene? Grazie Silvia, ciao, a domani, ciao, grazie, ciao. Amore, hai fatto, eh? Racconta cosa hai fatto. Ho comprato il divano. Ecco. No, ho comprato il divano che piace a te, tra l'altro. No, adesso di la verità, perché non era il mio tipo. Allora, secondo me, per il mio, non era il caso di andare a cambiare l'armadio. No, adesso gli fai vedere cosa c'è qua e cosa hai fatto tu. Mi è caduto? No. Scusate che chiuso la porta, che era un attimo fuori. Adesso vediamo il bello schifo che c'è in questa casa, nel divano, tutto bello macchiato. Allora, poi lei sta bene. Va bene, allora aspettate, non mi ricordo più come si tiene in mano la telecamera. Poi sta bene lei, il giallo, non allora, piace aspettate. Il colore che avremo. Sta bene questo. Questo è quello che è successo al nostro divano. Guardate. Non so se si nota, però comunque si è tutto pieno, sì. Si è macchiato poi, tutto qua. Questo divano qua. Più di 10 anni. Poi vabbè, anche tutto lì, ormai sì, diciamo che è un poi pochettino andato. Sopra, su, ci sono la molla, sì. Era no, dobbiamo tenerlo sto divano. Poi sto blu, lei, blu le piace con tutto il nostro legno. Indovinate di che colore l'ha preso? L'ho preso, quello che c'era. Quello che c'era. È un giallo senape. Infatti io che ero... starà da Dio e mi darete retta come ho vinto sul tappeto. Perché tutte le teneri prendevano il tappeto e vedrà che anche stavolta avrò ragione. Allora, io ero no, l'hai scelto tu. Allora, sì, ovviamente poi ad un certo punto il modello l'ho scelto io e almeno hai quello. Hai scelto tutto. E il colore era quello, perché lei voleva di nuovo un blu. Perché? Era un grigio particolare. Bello, i colori cupi. Non è colore cupo, è sì, un colore che non che... c'entra niente di nuovo. Ho detto con l'arancione. Boh, bene o male, è un colore neutro. Ma non è. Non è un neutro. Sarà che ormai mi ero abituata a vedere il blu
di questo divano, questo Che non è più grigio blu, blu, sì, vabbè, fuori lì. consumato. Io farò le foto, anzi, adesso devo fare tra l'altro le foto di casa per la ragazza, per vedere che ho ragione io. Ma sì, sicuramente il senape sta bene col legno dei mobili, però ragazzi non mi convinceva perché ho detto un Ma pugno in un perché occhio, perché no? adesso avremo Vai con l'arancione. divano senape, muri un po' arancioni, un po' bianchi, tendenzialmente tendaggi C'è rossi, bisogno di calore in questa ma casa, ce n'è quindi. tantissimo di calore in Sì. questa casa. Ecco, io l'avrei preso tipo rosso il divano, Non c'è. non c'era. Ma stai No, ma neanche scherzando? rosso no, Rosso non ti l'avrei stufa. Poi preso. qua vediamo d'estate, abbiamo 2 mesi all'anno, almeno un po' di calore di giallo, Vabbè, comunque sia, arriverà a di breve, non so quando, indicativamente Noi non ho è 15 detto giorni, perché 15 è già in giorni. Alessandria. Ci arriva già subito. Arriverà il divano. No, non sono convinta, ragazzi, ve lo dico, non sono convinta. Vedrai che gli darei Cioè, nel senso, ragione per la 300ª volta. allora, il divano lì per sé a me piace proprio come divano, però con tutti i L'hai divani che scelto tu. abbiamo visto non riesco a trovare un divano che stia bene qua, cioè un modello di divano che stia bene qua. Non è vero, c'era. Sappiamo No, che c'erano i c'era. classici divani bombatissimi da Bellissimi, salotto con la comodi. chaise longue su e giù, ma qua erano proprio troppo troppo bombati e secondo me non stavano bene. Stavolta ci vado sulla Comunque ne ha scelta. approfittato mentre io ero lì che cucinavo, facevo le carote e nel frattempo mi sono rimessa sotto, quindi anche con la mia pagina Facebook sono qui che stavo programmando dei post riguardanti le pulizie da fare post Natale e niente, ne ha Ora io faccio le approfittato. foto per fargli vedere solo una cosa. Com'è i colori di casa nostra, no? Ovviamente. Ma tanto è No! inevitabile che la ragazza ti dirà che è bello, lei deve venderlo. Vabbè, comunque non sono taccagna, ragazze, Peggio. dite che non sono taccagna. Peggio. Ma adesso cosa stai Volevo fotografando? fargli vedere sta parte arancione. Però è tutto arancione. E poi tra l'altro non sono neanche arancioni i nostri muri, sono sul... Ma Sì, quello l'abbiamo dipinto di arancione, amo. non è proprio, adesso È vabbè, qua in questa arancione, casa un non c'è un arancione. arancione perlato, Ma l'ho sembra fatto quasi un io, eh. salmone. Ma cosa c'entra che hai fatto Ma so tu? io il colore che ho fatto. È un arancione chiaro, sì. Ragazzi, in questa casa anno nuovo, ma le discussioni sono sempre le Mi darà ragione prima o Sì, poi. sì, sì. E vabbò, e Perché? niente, sì, infatti io continuo a girare, la mira e Sì. gira, qua continuiamo a fare giro e giro tondo, ed è meglio che... Scusate, devo davvero riabituarmi, ed è meglio che io vada a guardare le mie carote. Questa sera abbiamo le carote Cosa e ci poi metto? faccio il merluzzo impanato. Ti gusta? Sto Io? facendo la tisana. Anch'io bevo, che ho Tu bevi sete. freddo. Sì, ho proprio voglia di roba Ma fredda. più bevi freddo, più hai sete. Ah, può essere. Dove vi metto? Qui, così. Dovreste vedermi. E mentre io sto stendendo il pranzo e suo, ho finito di programmare, non mi vedete? Ok. I post su Facebook. Mi ha chiamato uno che le cose che avevo fatto e ordinato sono pronte e quindi riesco proprio a farvele vedere proprio oggi come arrivano. Emile è andata a farmi questa commissione. So che su Instagram... Dove siete? So che su Instagram vi avevo detto che vi avrei parlato di ciò che è successo e ci ho ripensato. Di video triste ne ho già fatto uno sul canale e direi che basta. Sono giunta alla conclusione che davvero tutto si risolve e finché le cose, per quanto siano gravi e grandi, e per quanto ti buttino giù, ti buttino a terra, e per quanto alle volte ti facciano andare proprio di matto, no? Alla fine devi solo raggiungere la consapevolezza che hai la fortuna che sono tutte cose risolvibili. E
E questa è una grandissima fortuna. E chiudiamo qua l'argomento. E io finisco di stendere i calzini. Non è mai successo di avere calzini spaiati. Le ultime parole famose, fu così che... No, non so, cioè, molte volte leggo quei simpatici post su Facebook dove sono i calzini, si parla sempre di calzini spaiati. A me è davvero una cosa che non è mai, ma proprio mai, mai successa. Boh, non so come mai. Forse perché io non ho la cesta della biancheria, non la utilizzo perché non mi piace. Perché rimane tutto lì e poi magari rimane qualcosa sotto e te lo dimentichi, e poi la cesta della biancheria puzza, e poi boh, non lo so. Così, pur parlare, finisco di stendere. E mentre aspettiamo Mille, quindi cosa si farà? Si farà che riprendiamo con i video, sicuramente riprendiamo con le pulizie perché ho trascurato davvero casa. Io proprio casa l'ho davvero, davvero trascurata. Ho una casa che è apparentemente sempre in ordine perché continua a seguire la regola dell'ogni cosa al suo posto e vi assicuro che funziona, soprattutto quando non hai tempo di pulire. Ecco, ti basta proprio mettere ogni cosa al suo posto e la casa rimane sempre ordinata e ovviamente lavare sempre i piatti. E vi assicuro che quello è già di grande, grande aiuto. Quindi credo che... mi metterò sotto con le pulizie e faremo proprio tanti video motivazionali riguardanti le pulizie, proprio perché appunto ho tutta la casa da pulire e quindi lo faremo insieme, ci motiveremo insieme. Voi darete motivazione a me facendomi riaccendere la telecamera e io spero di darne poi un pochettino a voi facendo appunto vedere i video. E poi... aspettiamo Mila, perché voglio dirvi questa cosa, ve la devo dire in diretta, subito, 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 subito. È arrivata, è appena appena arrivata e come entrata mi ha solo detto: cosa non fa tua moglie per te? Perché era anche lei in pigiama ed è uscita. Siete pronti? Siete pronti? Aspettate che non riesco a prenderlo. Da 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 dan da dan 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 Ed eccoli qua. Quanto sono belli? Vi piacciono? A me piacciono davvero, 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 davvero tanto. Ho dovuto coprire i dati sensibili perché non lavorando online, infatti ho dovuto rifare la scena, mi hanno detto che non, insomma, si vedevano i dati. I contatti e appunto, meno male che prima di montare il video mi è venuto il lampo di genio. Ho detto, ma vediamo un attimo se si può fare. E invece no, meno male che mi sono informata perché appunto non lavorando online non potevo andare a mostrare quelli che erano i contatti. Ebbene sì, quindi io ricomincio da qui, ricomincio il mio anno da qui, con le bastonate dietro che provo a lasciarmele alla schiena, alle spalle, alla schiena, sulla schiena le ho già prese, provo a lasciarle nell'anno passato, provo proprio a lasciarmi davvero, davvero dietro tutto, ci provo, ci voglio credere, ci voglio provare. Ci riesco e ci riuscirò. Di cose ne sono successe tante. Sono proprio letteralmente caduta a terra. Chi ha visto il post ha riconosciuto il braccialetto dell'ospedale, chi ha visto il post su Instagram. Però io ricomincio da qui e non faccio più la barista. E non per scelta voluta, quella è stata l'ennesima bastonata, il fatto di essere rimasta nuovamente senza lavoro e quindi la Mira è felice e quindi io ci credo, io ci provo, io ci ho provato, io inizio e vediamo poi cosa succederà. Ovviamente vi terrò aggiornati. Emozionatissima anche perché non vedevo davvero davvero l'ora di condividere questa cosa con voi. E
Un progetto in realtà che va avanti da quasi un anno, poi è stato un po' accantonato, poi l'ho preso, poi l'ho lasciato, poi c'è stato il bar, poi come sapete non sono stata bene e adesso ho detto boh, mi è proprio giunto il momento e io ufficialmente da oggi riparto da qui.